Il giorno dopo ci sono solo dei fiori a ricordare la vita spezzata di Cristina Scozia, la 39enne mamma di una figlia di 6 anni morta investita da una betoniera giovedì 20 aprile in corso di Porta Vittoria proprio davanti alla biblioteca Sormani. Il giorno dopo però è anche il momento di fare i conti con un'emergenza che a Milano è sempre più evidente, quella della sicurezza stradale, una strage silenziosa che dall'inizio dell'anno ha mietuto 3 vittime sempre in bicicletta e sempre investite da un mezzo pesante e 7 in totale tra ciclisti e pedoni. Il problema principale di andare in bici a Milano sono sicuramente i camion senza sensori, sicuramente anche la grande velocità, il posteggio in doppia fila, e il posteggio sulle ciclabili, e il parcheggio sui marciapiedi. Anche questo non riguarda le bici ma riguarda i pedoni, le persone col passeggino. È necessario cercare di riuscire a far tornare tutte le città a essere città delle persone, cosa che in Europa hanno fatto e che dobbiamo riuscire a perseguire anche noi necessariamente. Solo qualche giorno prima associazioni e comitati di cittadini avevano manifestato in Piazza Scala per chiedere al sindaco e alla sua giunta una città a misura di persona che da un lato tuteli la sicurezza di ciclisti e pedoni e dall'altro sia una soluzione all'inquinamento. Se i ciclisti, che stanno diventando sempre più numerosi, tornassero indietro e prendessero l'auto, non sarebbe più possibile riuscire a muoverci in maniera completa. Quindi, siccome c'è un'emergenza traffico, l'emergenza potrebbe essere risolta togliendo le auto dalla città, cosa che è necessaria, e ci sono due possibilità: o un'implementazione mostruosa dei mezzi pubblici, che non è ipotizzabile nel breve periodo, oppure, come in tutta Europa, nelle città di centrodestra e di centrosinistra, una seria politica della bicicletta. Una Milano dunque con meno auto ma più bici e pedoni, che si inserisce nel piano di rendere il capoluogo lombardo una città a 30 all'ora, una norma che segue l'esempio di molte città europee e di cui ormai in tanti si rendono conto dell'urgenza. L'hai chiesto città 30, in questo momento uno ha sgommato. Direi che basta, questo video lo lasciamo così, lo commentiamo così.